È la seconda causa di morte in Italia, eppure tra le malattie cardiovascolari rimane la più sottodiagnosticata e sottostimata. Lo scompenso cardiaco colpisce 1 milione di italiani, di cui 50.000 persone solamente nel Lazio. Per questo, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, l'Associazione Nazionale Scompensati Cardiaci ha voluto accendere i riflettori su questa patologia. L'obiettivo è quella di inserirla come priorità nella strategia della Regione Lazio per quanto concerne la sanità. Lo scompenso è una patologia estremamente frequente, sta diventando sempre più frequente perché in qualche modo è quasi la fine della maggior parte dei pazienti, cioè pazienti con infarto, che noi ormai abbiamo imparato a curare bene. Quando io ero un giovane medico c'era il 30% di mortalità per infarto, adesso c'è il 3%, quindi abbiamo superato questo stato. Però i pazienti poi si fanno un infarto, se ne fanno un altro e diventano scompensati. In più ci sono tutte le malattie tipiche dello scompenso, quelli veri e propri scompensi, cardiomiopatie che colpiscono spesso anche i bambini e i giovani, gli sportivi per esempio, come abbiamo visto. Quindi abbiamo tutta una grande numero di patologie che poi finiscono per dare scompenso. Nella Giornata del Cuore l'Associazione Nazionale Scompensati Cardiaci ha voluto affrontare i diversi temi legati a questa patologia: la gestione del percorso terapeutico dal pronto soccorso fino al territorio, le prospettive aperte dalle nuove terapie, il ruolo che possono giocare i medici di famiglia. Noi tutti i giorni vediamo pazienti che possono avere bisogno di questa nuova terapia, e parlo dell'unica novità che c'è in cardiologia da qualche anno, che riguarda proprio i pazienti scompensati, ma che purtroppo è nella Regione Lazio, contrariamente ad altre regioni, disponibile solo presso centri ospedalieri. Questo provoca non una riduzione di spesa, ma crea soltanto un estremo disagio a noi e ai pazienti. Ma la Regione Lazio allora che cosa può fare su patologie come quella dello scompenso cardiaco? Stiamo ricostruendo delle reti di cura nuove sui cardiopatici, con la grande novità, ad esempio, che tutte le ambulanze del 118 nel Lazio, grazie alla telemedicina, inviano direttamente al reparto dove si sta portando al paziente la gravità o tutti i dati sul malato in ambulanza. Questo ad esempio fa risparmiare molto, molto tempo e spesso salva la vita. Quindi uscire dal commissariamento non è un atto finanziario, bancario, di credito, ma è ricostruire un modello che riporti civiltà in questa regione su un tema delicato come la vita delle persone.